Ci siamo, sempre con Don Mauro Pallini. L'appuntamento del mercoledì, quello di Din Don, il santo del giorno. Il nostro Don quest'oggi, giustamente a causa del nostro ritardo, ha un po' di fretta. Quindi Don, ti lascio la parola, prego. Carissimi, allora mi sento come un bradipo perché vado a rilento per la mia pressione molto bassa, quindi ecco, andiamo indietro nel tempo e oggi parliamo della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, che guarda caso era ieri, la famosa Madonna del Carmine, no? Che tutti quanti ecco ricordano così, gli onomasti sicuramente ieri sono stati fatti, no? Ieri mattina, sì. Gli auguri a Carmine, Carmele, Carmelita, Carminucci, eccetera eccetera. Bene, allora la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, andiamo un po' nella Palestina, sul Monte Carmelo, dove Elia, proprio nell'Antico Testamento c'è un episodio, viene raccontato che il popolo di Israele viveva una grande siccità. Arriva una nube che porta acqua e quindi è stato sempre visto in questa nube la Vergine Maria che ha portato in grembo il Divin Salvatore Gesù, che è la rugiada e l'acqua della nostra esistenza, che viene a dissedare la nostra vita. Poi nel 93 d.C. su questo monte già c'erano degli eremiti, ma si comincia a stanziare ecco, persone che venivano dall'Occidente addirittura, soprattutto nel XII secolo, ma viene eretta una chiesetta che rimarrà nel tempo e si formerà quelli che noi chiamiamo essere i Carmelitani, l'ordine dei Carmelitani. Tant'è vero, al primo generale dell'ordine dei Carmelitani siamo nel 16 luglio 1251, un certo Simone Stock, apparve la Vergine Santissima attorniata dagli angeli e consegnò un piccolo abitino, il famoso scapolare che in tanti nella giornata di ieri hanno ricevuto. Lo scapolare sono due pezzi di stoffa legati da una catena, da una piccola funetta, in pratica che viene messa come una casacca, quindi un'immagine davanti c'è la Vergine Santissima, dall'altra parte c'è Gesù, e questo scapolare è il segno della consacrazione che si fa a Maria, ma di un privilegio chiamato privilegio sabatino, che viene concesso a tutte le persone che indossando questo scapolare con devozione ogni giorno, nel momento della morte, vengono risuscitati il sabato seguente la loro morte, quindi fanno un breve tratto di purgatorio per poter risorgere. Ovviamente l'abito, lo scapolare chiamato abitino, non è un amuleto portafortuna, una corazza che mi protegge da, ma bisogna conformare la propria vita proprio a un cammino, che è un cammino serio di fede, di preghiera, e quindi un aiuto in più, una marcia in più che si ha nel cammino della propria esistenza. Ecco allora perché la devozione alla Madonna del Carmine è diventata molto molto forte nel corso del tempo. Ecco perché nascono i primi sabati del mese, ecco perché la Chiesa il sabato ricorda sempre la Vergine Santissima. Allora, questo episodio sul Monte Carmelo è stato proprio l'indice, la genesi e l'inizio ecco di una devozione che è molto forte, perché nel corso del tempo la Madonna ha assunto vari titoli a seconda delle apparizioni, dei luoghi dove appariva, ma è stata insignita anche del Stella Maris, Stella del Mare, perché appunto non ha fatto nient'altro che essere la stella polare del cammino. E allora bisogna essere così nella vita, pieni di fiducia, perché sappiamo che un aiuto dall'alto ci viene. Bello. Bene. Molto bello, hai spiegato tutta la storia. Tra l'altro si festeggia anche a Monte Silvano, no? Sì, a Monte Silvano è stata festa la Madonna del Carmine ieri, pure il vescovo è andato per la messa la sera. Bello. Molto sentita, sì, la festa, sì, della, sì, Madonna, sì, del Carmine. A Penne, a Loreto Prutino, sono tante chiese intitolate, sì 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 sì. Bene. Grande donna, volevo bene fare una domanda che era una sorta di battuta, però sì, me la tengo, dai. Me la dirla, no, volevo no, dire se non è profana, no, è sponcia. No, ti volevo chiedere, siccome questo abitino porta il sabato dopo a risorgere, sì, mica lo vende pure Zara che lo vado a comprare. Carissimi, scendiamo con un velo pietoso su questa sciocchezza immane che Lorenzo ha potuto dire in questo momento. Poveri noi. Don Mauro, ti ringrazio io nel modo più serio che possa fare. Bene. Grazie. Carissimi, ci vediamo a lunedì prossimo, però, perché settimana prossima partirò per i campi scout, quindi l'appuntamento ce lo chiamo a
lunedì. Bene, mattina. Bene. Ciao, Don. Ciao.